Queste sono le Saucony Endorphin Pro 4, rappresentano una scarpa super veloce con la piastra in fibra di carbonio, molto rigida, doppia mescola, adatta al podistamatore evoluto ma anche a chi cercasse di correre velocemente e fare il personal best durante la stagione autunnale, ma per capire a chi è adatta partiamo come al solito dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 212 grammi nella versione maschile, nella versione femminile 185, drop 8, 39,5 nel tallone, 31,5 nell'avampiede, quindi il massimo consentito da World Athletics. Utilizza una doppia mescola nella parte superiore, quella che si chiama HG, che è quella dell'Elite, mentre nella parte inferiore la versione tra virgolette standard, che si chiama PB, non ci si capisce più niente. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato. Full disclosure, questa scarpa mi è stata fornita da Saucony Italia per effettuare la recensione, ne ho comprato un secondo modello per Davide che disperato si è dimenticato di portarla per la recensione, quindi non vedete il colore fluo. Partiamo comunque come al solito dal numero. Allora, a livello di calzata io consiglierei lo stesso numero, perlomeno per me lo stesso numero che avevo per le altre scarpe è lo stesso anche per queste. Comunque il piede sta dentro abbastanza bene, abbastanza spazioso e non stringe da nessuna parte nonostante sia comunque una tomaia aggressiva da gara. A livello di tomaia ho amato il fatto che sia davvero molto traspirante, quindi la consiglio per chi volesse correre in estate e cercasse davvero una reattività eccezionale. Al tempo stesso lo spazio nell'avampiede è buono ma non incredibile, cosa davvero vantaggiosa perché in questo caso avrete la possibilità di correre velocemente e sprigionare tutta l'energia data dal vostro avampiede. A livello di tomaia è una tomaia molto sottile, comunque molto traspirante e comunque super racing, anche con la linguetta tutta forellata e integrata con la tomaia laterale, super traspirante e allo stesso tempo con che dà pochissimo peso alla scarpa, che appunto di materiale ce n'è pochissimo e super, super spinta. A livello di allacciatura dal mio punto di vista è quasi perfetta, in effetti la scarpa può essere tirata quasi all'infinito, l'unico aspetto da considerare è che la struttura è a calzino e non ha un supporto nella parte del collo del piede, questo potrebbe crearvi dei problemi nel caso in cui l'allacciaste in maniera molto molto stretta, e però questo dipende molto dal vostro collo del piede. Lacci molto fini e piatti che si riescono a tirare bene con anche la linguetta che è super elastico a calzino e garantisce un'ottima allacciatura su tutta la parte del collo del piede, e essendo comunque bella elasticizzata non ti va a creare grosse pressioni su tutta la zona davanti del collo del piede nonostante sia comunque abbastanza sottile. Tra l'altro sarebbe molto reattivo se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Il bloccaggio del talone è molto buono, comunque la parte dietro è abbastanza flessibile, però la conchiglia qua dietro insieme all'intersuola è abbastanza rigida e ti tiene bene tutto il tallone, non essendoci spugna o roba dietro non ti fa sudare tutto il tendine, quindi non ti crea neanche problemi di vesciche o di fastidi vari. A livello di intersuola la questione si fa complicata perché utilizza questa scarpa una doppia mescola e secondo me è un valore aggiunto importantissimo. Nella parte posteriore, così come nella parte inferiore, la mescola Powerrun PB, che è quella super nobile, ma al tempo stesso nella parte superiore dell'avampiede invece utilizza l'HG, che è quella della Endorphin Elite, che vi consente di correre davvero velocemente ed ha una densità dell'intersuola stessa sicuramente più dura ma al tempo stesso più reattiva, cosa che se correte di avampiede vi consente questa scarpa di andare davvero velocemente. Questa scelta di design rende la scarpa davvero molto reattiva ma al tempo stesso anche per chi appoggiasse di tallone sicuramente più morbida rispetto invece alla sensazione che avreste utilizzando la scarpa Elite, che effettivamente è pensata soltanto per atleti che corrono sotto le 2 ore 40 in maratona. L'intersuola è sicuramente il plus, anzi il PB di questa scarpa, perché appunto opta un Power Run PB super spinto, super aggressivo. Secondo me è un filo migliorato rispetto al modello precedente, il modello 3, ancora più reattivo, ma allo stesso tempo
quel reattivo stabile che piace a me, che comunque ti dà spinta, ti dà energia senza farti andare il piede ovunque, e quindi sicuramente è un punto fondamentale di questa scarpa. Per quanto riguarda il design, la piastra è davvero molto rigida, al tempo stesso utilizza come al solito uno speed roll che consente, grazie al rocker super pronunciato, di proiettarvi in avanti e ricorrere davvero molto velocemente. La piastra comunque è in carbonio, non si piega per niente, rimane abbastanza rigida, però questa ti proietta abbastanza in avanti. Come dico sempre, se non c'hai i piedi e le gambe, l'allenamento, non è che la scarpa in carbonio ti fa la differenza, però per un allenato che comunque vuole girare su ritmi elevati è sicuramente una super scarpa. Un altro aspetto che ho davvero amato particolarmente sono queste alette laterali che, sebbene sembrano staticamente molto carine, in realtà hanno anche un effetto di garantire un'ulteriore stabilità, soprattutto perché nella parte più esterna c'è più materiale che effettivamente offre al momento dell'appoggio una stabilità superiore che ho valutato super positivamente, soprattutto in centro a Bologna, quando i cambi di direzione nei primi chilometri della maratona erano davvero significativi. Le alette laterali, oltre a dare un plus stilistico, secondo me non fanno tutta questa differenza, ma magari internamente garantiscono quella stabilità in più rispetto al modello precedente, che invece era un po' più concavo dentro, quindi comunque anche dietro nel tallone il fatto di avere questi due spuntoni, anche per chi appoggia un po' più di tallone, dà un po' più di stabilità. Il cambio di direzione è sicuramente migliorata rispetto al modello precedente, perché appunto essendo un attimo più stabile la scarpa in sé, anche nei cambi di direzione puoi affrontare le curve nelle gare veloci in maniera un po' più aggressiva senza problemi di storte o di scivolamenti. A livello di battistrada, questa scarpa utilizza una gomma XT900 che è davvero molto durevole e che è presente nei punti di appoggio principali, sicuramente migliore dal mio punto di vista rispetto a quella della versione Elite, e grazie a queste scanalature nella parte dell'avampiede vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione e di utilizzarla anche durante le giornate piovose, cosa che me la fa consigliare per una maratona autunnale piovosa. Il battistrada appunto è molto gripposo, come dico io, garantisce una buona stabilità e una buona trazione, non c'è troppo intersuolo in vista, comunque è il giusto, e quindi anche a livello di chilometri ne possono fare a volontà. Un altro aspetto molto interessante è il fatto che utilizzi un drop di 8 mm che consente anche a chi dovesse appoggiare in maniera non perfetta di tallone di correre in maniera piacevole, anche grazie alla stabilità della parte posteriore e allo smorzamento delle forze garantito da questa struttura a coda di rondine. Il drop di questa scarpa comunque si sente abbastanza, ti proietta comunque già in avanti di suo, e comunque con questo buon drop sei bello spinto in avanti e comunque riesci a spingere tanto. A livello di ritmi, ovviamente essendo una scarpa in carbonio, io la sconsiglio per fare qualsiasi cosa che non sia una gara, perché comunque se ne sta vedendo di tutti i colori, di gente che si fa male, tutto, quindi queste scarpe sono nate per correre a ritmi elevati, per fare gare o comunque testarle gli ultimi allenamenti prima delle gare. Non bisogna abituarsi a correre con queste scarpe, quindi le utilizzerei solo in gara e le sconsiglierei, diciamo, a chi, non lo so, non riesce a scendere, diciamo, sotto i 4.10-4.20, perché oltre a non spingerti più di tanto, comunque non ha neanche senso andare a spendere una cifra così elevata per una scarpa che non ti può dare così tanto, e quindi investirei i soldi e il tempo da un'altra parte, per esempio allenandomi di più o comprando delle altre scarpe per fare una transizione migliore. Assolutamente sotto i 3, anche magari nelle 5K adesso che ci sono estive, sotto i 3 ci possono andare tranquillamente. A livello di distanze, io personalmente le ho provate su massimo 10 km, quindi in mezza così non ti saprei dire,
però secondo me fino alla mezza possono andare più che bene. Per la maratona valuterei magari qualche altro modello che magari sia un po' più, ancora un po' più protettivo, con un po' più di mescola. Ma come scarpa la trovo un po' rigidina, però ci sta, nel senso è una scarpa con la piastra in carbonio da gara, quindi in linea un po' con tutte le altre scarpe che ci sono sul mercato. Ma è adatta sicuramente a comunque degli atleti abbastanza evoluti. La sconsiglio all'amatore che corre due volte a settimana assolutamente, e la consiglio comunque a ritmi alti durante le gare e non abusatene, ecco. Da recensore, se dovessi esprimere un punto negativo di questa scarpa, è sicuramente legato alla linguetta, che nel caso in cui la allacciaste la scarpa stessa in maniera molto stretta potreste avere dei problemi al collo del piede, mentre d'altro canto tutto il resto secondo me è molto positivo. Ovviamente qualcuno potrebbe storcere il naso per il buco nella parte mediale della scarpa stessa, se correte in pista bianca potrebbe incastrarsi un sasso, mentre sono sicuro che Davide parla solo bene di questo modello perché a lui Soconi piace tantissimo. Punti negativi non ne trovo, perché secondo me questa scarpa si può tranquillamente mettere a confronto con tutte le altre più grandi scarpe da gara che ci sono in questo momento, può competere assolutamente, anzi secondo me è molto meglio rispetto a tanti altri modelli sul mercato. È veramente un mix giusto tra spinta, reattività, stabilità, allacciatura, traspirabilità, è veramente una super scarpa ben fatta, ben progettata, quindi super Soconai, davvero super modello di scarpa. Ma ti dico, arancione fluo come ce l'ho io mi piace tanto, però anche questo modello comunque con questi mix di colori ci sta. Sì, mi sono dimenticato di portarla purtroppo, per fortuna che Massi c'ha tutti i modelli di sto mondo in cantina, quindi siamo riusciti a fare il video lo stesso. In conclusione, raccomando questa scarpa a tutti i podisti amatori evoluti che cercassero durante l'autunno di battere il personal best. La potreste utilizzare non soltanto per le gare, ma anche per gli allenamenti intensi, grazie alla versatilità della scarpa stessa, alla stabilità super importante garantita dallo spazio nell'avampiede e da questa mescola nobile ma comunque molto stabile. Mi è piaciuta parecchio. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, non che lo mangio perché mi piace tantissimo. We are lover, ciao, alla prossima.